E sono italiano, facciamo un applauso a questo paese che lo merita, nonostante la natura ci metta anche alla prova. E devo dire che per molti anni ho vissuto in India, un paese che stradoro, e se dovessi reincarnarmi spero di scegliere nuovamente l'Italia per farlo. E l'India è sempre stata nel mio cuore, tant'è che mi sono trasferito con mia moglie Sara e le nostre due meravigliose bambine. E un giorno, per caso, come ho scritto anche nel mio libro, per serendipità, imbatto in un piccolo libricino dal titolo Laughter Therapy, la terapia della risata. Per molti anni mi ero occupato proprio in Italia di clown terapia, e sapete quanto sia importante, soprattutto negli ospedali, portare il gioco, il sorriso, la risata. Anzi, dovesse mai capitare a te o qualche parente o amico di entrare in un ospedale in Italia e non c'è un gruppo di clown dottori, cambiate ospedale che è meglio. Facciamo un applauso a queste persone che portano il naso rosso, che è il simbolo del cuore che batte della speranza. Ecco, leggendo quel libricino poi mi sono imbattuto in questa disciplina, in questa filosofia che gli antichi saggi in India chiamavano Asya Yoga, in sanscrito Yoga della risata. E poi ho approfondito, sono persino diventato insegnante di Yoga della risata. E mia madre, piuttosto che essere orgogliosa, disse: "De che Yoga della risata? Che cosa significa?" Ma questa della risata è un qualche cosa di meraviglioso, e io oggi sono qui per farvi ridere, ma non conosco molte barzellette. Vi insegnerò un metodo che porterà più energia, a proposito prima si parlava di buona energia di altro tipo, e più vitalità nella vostra vita. Come? Ridendo. Oramai sappiamo che la scienza medica ci ricorda e riconferma quanto ridere sia terapeutico, perché quando tu ridi e il tuo corpo sprigiona questo che è definito il joy cocktail, il cocktail della gioia, che è endorfine, dopamine, ma soprattutto si abbassa il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Pertanto, più sei stressato, più qualche cosa nella tua vita non sta funzionando per come tu meriti vada. Perché la vita è realmente un gioco, e noi siamo tutti giocatori, e la cosa che ho imparato grazie allo yoga è che siamo tutti interconnessi. Ora, io mi ero stupito alquanto di questa risata, che non è spontanea, è una risata che io ho definito in Italia spintanea. Potrei raccontarvi, farvi vedere un sacco di slide, giusto per essere un bravo storyteller, ma cosa migliore che giocare con la nostra fantasia, giocare con la nostra immaginazione. Io già vi sento che voi volete, desiderate lasciare andare una grossa bella risata. Ci siete? Siete pronti? Si sente un bel entusiasmo? Con il vostro applauso io continuo, altrimenti torno al posto. Ma certo, abbiamo bisogno, voglia di ritornare a ridere, soprattutto qui nella capitale. Allora, facciamo subito un esperimento, perché le parole possono confondere noi consumatori di questa meravigliosa vita, anzi giocatori, ma quando tu provi accerti in te e non lo dimentichi più. Proviamo, fate come me, braccia in avanti, vi va di farlo? Ma grazie della partecipazione. Portate le braccia verso di voi e inspirate, bisogna essere chiari e semplici. Inspirare vuol dire tirate sull'aria qua dai buchi del naso, va bene? Vai, inspira. Sei consapevole del tuo respiro, mica male. E ora rilascia le braccia ridendo. Ecco, lo sospettavo. Siamo a Roma. Ora, dovete ridere con un po' più di gusto, ok? Perché ridere non è deridere. Vi voglio far provare le endorfine, le dopamine. Ci siete? Braccia in avanti. Vai, inspira. Tantini, tantini, ridi più forte che puoi. Vai. Già meglio, già meglio. Inspira. Trattini, trattini, immagina che sei a teatro e ridi. Dice, ma cosa sta facendo quello? Ancora niente di buono. Ora, perché la risata sia contagiosa, perché tu possa portare buona energia nella tua vita, pensate che questa cosa qui la porto soprattutto nelle aziende. Lì sì che c'è bisogno di ridere. Troppa gente seriosa, troppa gente stressata. Abbiamo perso il perché facciamo le cose, perché siamo solo to do, solo fare, e abbiamo dimenticato la parte più bella, il nostro to be, essere. Ok, ritorniamo a una risata tecnologica, fate come me, fate così con le mani, stiamo facendo la cuffia, appoggia la cuffia sulle orecchie e ridi, attenzione non subito, quando tu riderai sentirai la tua risata amplificata dalla tua cuffia e questo ti farà ridere di più, va bene, ovunque sarai, anche con tua suocera, d'accordo?
Se non funziona la cuffia della risata è perché non stai ridendo, è scientifico, ridi. È spettacolare. E siete anche belli da qui. Vedi che qualcuno non riesce a ridere perché si prende in maniera troppo seriosa. E allora quello che io ho imparato dalle vostre vite è che senza entusiasmo non andiamo da nessuna parte. Facciamo una prova. Come se io fossi il vostro CT, l'allenatore, il coach, un amico tuo. Ti chiedo di fare un forte applauso a te stesso. Fatelo. Fallo per davvero, fatti questo applauso e donatelo perché lo meriti, per tutte le volte che hai contestato le battaglie più severe della tua vita, ma adesso sei qui per sorridere, per ridere. Oh oh! Wow, mi sento calorosi con la vostra vita, così evitiamo troppo consumo che poi degenera l'ambiente terra. Siamo in questa nuova fase della nostra vita, nell'antropocene, dove noi influenziamo troppo e male Pachamama, il pianeta terra, Gaia. Noi siamo qui per giocare, ma per giocare assieme, perché poi alla fine rimanere lì a giocare da soli è alquanto monotono. Voi mi insegnate quanto la fantasia sia importante, sia utilizzata a fin di bene. C'è sempre stato qualcuno nella storia dell'umanità che ha utilizzato la propria fantasia per il proprio egocentrismo. Ora però vi voglio fare un esperimento, perché io so che qui ci sono persone di grande responsabilità. Giochiamo di nuovo con la nostra fantasia, perché alla fine è bello anche ritornare ad essere bambini. Facciamo un esperimento, vi chiedo di chiudere gli occhi. Semplicemente socchiudete gli occhi. Io sento che c'è ancora un po' di risate in circolo. Vorrei farvi ridere per almeno un'ora, per almeno una giornata intera, per 24 ore. Ma adesso mentre vi parlo, vi sto conducendo semplicemente al vostro rilassamento. Sono qui per ricordarti quanto tu sei importante. Non solo perché anche tu sei un consumatore, ma perché sei una persona. 30 secondi. Porta la tua attenzione sul tuo respiro. Sperimenta, gioca, percepisci questo respiro e attraverso il tuo ossigeno, l'ossigeno che importa in te, il prana, l'energia universale. Respira profondamente, trattini, trattini e poi esala, fuori dalla bocca. Coraggio, segui questa voce che ti guida. Di nuovo, inspira. Percepisci questa energia che ti ricarica, straordinaria. Trattini e ora esala fuori dalla bocca. Via tutte le difficoltà e i problemi che hai vissuto durante questa ultima settimana. Mantieni gli occhi socchiusi per qualche istante. Da sopra la tua testa, con la tua immaginazione, percepisci, gioca con questa onda di luce. E sopra la tua testa, percepisci questa onda meravigliosa che scivola e rilassa la tua nuca, la fronte, tutto il viso. Mantieni gli occhi socchiusi e percepisci questa energia meravigliosa che sempre ti sostiene, che ti ama, che è qui a farti sperimentare questa vita straordinaria. Percepisci le spalle che delicatamente si rilassano, le braccia, le mani. Sperimenta anche la schiena, che si rilassa di più, tutti i nervi, i muscoli, lo stomaco e ora entrambe le gambe, la gamba sinistra, la gamba destra, i piedi. E ora con molta serenità, mantenendo gli occhi socchiusi, ti chiedo di portare entrambe le mani al centro del petto, fallo ora, e percepisci il privilegio che hai di percepire il tuo cuore battere. Non è solo una pompa per il sangue, è lì, è il tuo secondo cervello che contraddistingue le tue emozioni. E ora ti chiedo con grande autenticità di percepire la tua profonda gratitudine per il tuo cuore che anche questa notte mentre tu dormivi ha continuato a battere. Cerca di sperimentare questo entusiasmo, questa gratitudine per il tuo cuore. Ringrazialo davvero, fallo dolcemente. E ora porta questo
ringraziamento profondo, questa gratitudine che è energia vitale a due persone che ti amano, che ti hanno amato. Queste due persone sono i tuoi genitori. Porta questa energia a tuo padre, ovunque sia in questo momento, e a tua madre che ti ha tenuto lì nel grembo. Il tuo cuore ancora batteva quando tu eri lì, piccolino, per sperimentare poi questa vita straordinaria, la tua. E ora estendi questo riconoscimento di amore, di gratitudine a tutti i tuoi parenti, fratelli, sorelle, zii, nonni, a tutti i tuoi parenti, la famiglia che tu hai creato, moglie, marito, ex moglie, ex marito, i tuoi figli, i nipoti. Espandi questa energia come se dal centro del tuo cuore uscissero milioni, miliardi di raggi di luce, come fa il sole, con questa maniera d'amore altruistica. Espandi la tua energia, giocaci, donati agli altri. E ora immagina di abbracciare tutti i tuoi amici, i tuoi colleghi, le persone che incontri ogni giorno. E ora ti chiedo di abbracciare tutte le persone che sono qui con te in questo teatro, in questo momento unico, meraviglioso della tua vita. E ora porta questa energia ad ogni singola persona che in questo paese, l'Italia, sta vivendo momenti di seria difficoltà. Abbraccia quelle città martoriate in difficoltà. Porta la tua luce, coraggio, coraggio, amore in espansione, non in contrazione, amore in espansione. E ora abbraccia Madre Terra, dalla quale tutto ciò che tu hai, ma soprattutto ciò che tu sei, dipende. Percepisci il tuo entusiasmo, il tuo amore, la tua profonda gratitudine per Madre Terra. E ora prendi con te la ferma decisione che qualunque cosa tu farai, non appena riaprirai gli occhi, vibrerà, suonerà dell'intensità, dell'energia che tutto muove e che è l'energia del tuo amore. Quando tu ridi, ami incondizionatamente. Sii pronto a ridere, soprattutto nel bel mezzo delle difficoltà, perché tutto nasce dalla mente. E se tu porti la mente nel tuo cuore, tu sei Sohan. Questa voce conterrà da 3 a 1. A 1 apri gli occhi, 3, 2, 1. E ora che riapri gli occhi, fai un applauso alla tua vita e ciò che tu vuoi.